fa mista. Allora, finalmente ci siamo arrivati, però è in 2 mesi, dici, non è quella decisiva. Ti domando adesso, nel contesto, quanto è importante e le ultimissime cose che dirai al picco prima di buttare su. È una partita importante, come hai detto tu, questo è inutile negarlo, però continuo a ripetere il fatto che parlare di sfide decisive quando poi dopo questa partita mancano ancora 13 gare, per l'esperienza che comunque hai maturato nei vari campionati che fai, a 13 partite alla fine di cose decisive non ce ne sono. Però non nego ovviamente che è una gara importante per tanti aspetti, per la classifica del momento, e quindi da questo punto di vista è fuori discussione che sia una partita particolare. Però, ripeto, da affrontare nella maniera giusta. Riferimento a quello che dici, cosa si dicono in queste situazioni. Sicuramente la parola che ripeto spesso e come ho detto tante volte è la parola equilibrio, cioè vale a dire nelle letture anche di una partita del genere, le letture sono fondamentali, quindi la gara dura 90 minuti, dentro una partita ce ne sono tante e avere la capacità di leggere i momenti della gara, soprattutto in gare del genere, è fondamentale. Quindi momenti in cui si può andare in sofferenza ci sono, e saperli gestire nella maniera giusta. Momenti in cui capisci che l'avversario è in difficoltà e poi affondare il colpo, saperlo leggere e fare questo. Quindi la lucidità mentale nel saper leggere questi momenti in gare del genere diventa decisiva, e quindi per fare questo ovviamente ci vuole grande tranquillità, intesa come lucidità, intesa come sapere cosa devo fare e metterlo in pratica. Le mie in questo momento sono chiacchiere, però poi mettere in pratica dei concetti così non è facile, è segno di grande maturità, e quindi è chiaro che in una gara del genere dobbiamo dimostrare di averla. Posto così? Sì, era già doppia. Perfetto, allora andiamo con Davide Cailotto, Telearena. Ciao mister, ha rilevanza il fattore ambientale, perché sarà pieno il picco, 1500 da Verona, però anche la curva ferrovia piena, insomma sarà un ambiente abbastanza caldo, rilevanza? È uno stadio anche particolare, perché comunque è uno stadio senza la pista, uno stadio dove tra la linea di fondo e gli spettatori, cioè, li senti proprio, e quindi sicuramente è uno degli aspetti nei quali che sappiamo ci sono, però credo che poi quando comincia la gara sicuramente questo è un aspetto che può passare in secondo piano nel momento in cui si riescono a mettere in pratica quei principi che ho detto prima, cioè nel momento in cui sai quello che devi fare, sei concentrato sulla partita, sul tipo di gara che è, credo che questo possa anche essere meno un aspetto meno decisivo, anche se ovviamente sicuramente loro saranno spinti da uno stadio pieno, però sappiamo anche che da parte nostra i biglietti che c'erano a disposizione del Verona sono stati venduti tutti, avremo anche noi comunque un grande sostegno, perché in uno stadio così comunque hai la fortuna che gli spettatori sono vicini, e quindi certamente si sentiranno i loro, ma sono convinto, conoscendo i tifosi del Verona, che sentiremo anche i nostri. Hai qualche dubbio di formazione, anche alla luce delle ultime prestazioni e anche di chi è entrato in campo da subentrante? Hai qualche dubbio, qualche novità, qualche idea, qualche ballottaggio? No, sicuramente sì. Perché questo? Perché, come ho detto, stiamo passando un momento, cioè questo momento, che è difficile da un punto di vista sicuramente fisico, tecnico, ma soprattutto da un punto di vista nervoso. Cioè le partite per noi spendiamo tanto sia sotto questo aspetto, quindi anche le scelte che si fanno sono scelte in relazione certamente all'aspetto tecnico, all'aspetto tattico, alle caratteristiche dell'avversario,
Però sono anche scelte del momento e delle condizioni dei giocatori, perché c'è un grande dispendio di energie fisiche e mentali, e quindi si tiene conto molto anche di questo e del momento della partita. Quindi anche queste rotazioni che comunque stiamo cercando di fare sono dettate anche da questo. Adesso non so, mi viene in mente comunque settimana scorsa, non so, De Paoli ha avuto 3 giorni, 38 e mezzo di febbre, e quindi arrivi all'ultimo giorno alla rifinitura, quindi devi cercare di non fare forzature di questo tipo. Giocatori che comunque hanno giocato tanto e hanno speso e possono avere un calo di rendimento, devi valutare, perché poi se fai delle forzature da questo punto di vista rischi magari l'infortunio. Quindi ecco, le valutazioni che si fanno, come ho detto, sono certamente dal punto di vista tecnico, ma anche tenendo conto del distribuire le energie, perché il percorso, come ho detto prima, è ancora lungo e quindi dobbiamo cercare di mantenere sempre alto il livello, ecco.